possiamo iniziare. Intanto vi ringrazio tantissimo di essere così numerosi a questo incontro oggi, veramente, siete veramente tanti ed è bello. Vuol dire che l'argomento interessa, ma vuol dire anche che interessano le cose che facciamo, senza farsa molestia. L'appuntamento di oggi si occupa di un tema che è di grande attualità e ha avuto anche dei momenti di grande fulgore mediatico quando si discuteva di identità europea, sostanzialmente, no? E finalmente c'è un libro che, peraltro, chi desidera trova qua in libreria e può acquistare e farsi autografare da un autore che è con noi. Finalmente c'è un libro che fa chiarezza, che ci porta lungo un percorso lunghissimo nel tempo, perché partiamo dalla visione che avevano i romani, no, di queste popolazioni, fino praticamente ai giorni nostri. Quindi attraverso tutte le, diciamo, visioni, tra virgolette, che si sono avute, che si hanno di questo, che mi viene difficile definire popolo, perché per quello che io ne so non era un popolo etnicamente definito, ma che è comunque stata una realtà importantissima della storia europea. Io non mi dilungo troppo perché direi fesserie e quindi sarà meglio evitarle, ma sono molto contento di lasciare la parola per primo al professor Antonino De Francesco, che è ordinario di storia moderna all'Università Statale di Milano, che ci introdurrà Vittorio Beoni Ambrocchieri, che è l'autore di Celti e Germani. Grazie a tutti e buon ascolto. Grazie per l'invito a parlare di questo libro che a me interessava molto, anche perché è un tema sul quale, da una prospettiva diversa e complementare, in pari tempo rispetto a Vittorio, mi stavo un poco affaticando. Ragion per cui questo è un motivo di più per essere lieto di poter presentare Celti e Germani e al tempo stesso per poter dialogare con il suo autore. Questo è un libro che apparentemente affronta una storia plurisecolare, ma che nella sostanza, nel modo con il quale lo leggo io, può anche essere che questo non fosse poi il principale intendimento dell'autore, è un tentativo di mettere un punto sulle diatribe attorno al nazionalismo, così come negli ultimi decenni, da un punto di vista storiografico, si sono venute rinnovando. Perché è un libro che cerca di mettere in discussione quella tradizionale partizione all'interno dei nazionalismi europei, che pone da un lato i modelli buoni di nazionalismo, buoni tra virgolette ovviamente, che sarebbero sostanzialmente la Francia e la Gran Bretagna, da quelli cattivi, che sarebbero nella sostanza la Germania e l'Italia. Da un lato avremmo una nazionalità di tipo elettivo, fondata cioè sulla condivisione di determinati valori civici, questo è il caso per eccellenza della Francia della Terza Repubblica. Dall'altro lato avremo invece un nazionalismo fondato sostanzialmente su una identità di sangue, ossia un nazionalismo che farebbe prevalere in qualche modo la biologia rispetto all'educazione civica. Ecco, questa partizione viene sostanzialmente messa in discussione all'interno di questo volume, perché proprio affrontando le modalità con le quali si è costruito uno specifico nazionalismo in Francia come dall'altra parte della Manica, si finisce per mettere in rilievo come i percorsi di costruzione di questi nazionalismi sono, tra le varie realtà nazionali europee dell'Ottocento, molto più simili di quanto non si siano così. Tuttavia, ripropongono l'annosa questione sulle origini del nazionalismo. In questi ultimi decenni
ci sono due sostanzialmente tesi a tal proposito. Ve n'è una molto tradizionale, tradizionalissima, nella quale puntualmente mi colloco, essendo da questo punto di vista molto conservatore, che vuole il nazionalismo sostanzialmente essere il prodotto della vicenda rivoluzionaria francese, soprattutto il nazionalismo della cosiddetta Europa continentale. Però vi è un'altra lettura che ha avuto grande fortuna in questi ultimi anni e che costituisce una sorta di elemento di contrapposizione a quella tradizionale, che potrebbe invece essere il nazionalismo di gran lunga più lontano nel tempo di quanto non proponga invece una partizione tradizionale, e che quindi va alla ricerca delle sue origini culturali nei secoli largamente antecedenti. Ecco, queste due teorie non credo siano poi così contrastanti. Allora si parta dal presupposto, questa è la mia interpretazione, che indubbiamente la vicenda rivoluzionaria di fine Settecento nell'Europa continentale ha costituito un discrimine, ma che per costruire poi una identità nazionale sulla base di determinati valori civili e politici, quali quelli usciti dal 1789, non era impossibile recuperare tutto un portato culturale precedente adattandolo al nuovo quadro politico-ideologico. Che cosa intendo dire? Intendo dire che noi tutti facciamo un uso, come dire, predatorio del passato, che noi tutti, andando nella soffitta dei vecchi arnesi dei tempi trascorsi, facciamo un'opera selettiva, scegliamo quello che può più venire utile alla ricostruzione di determinati quadri e tradizionalmente tendiamo anche involontariamente a lasciare da parte quelli che in questa ricostruzione che abbiamo alla mente poco potrebbero ritagliarsi. È una clamorosa rivolta contro Parigi da parte di alcune città della Francia meridionale, in modo particolare di Marsiglia, che protestano contro la convenzione che nel frattempo aveva espulso i propri deputati di Marsiglia, che erano quasi tutti girondini. E la sconfitta di Marsiglia viene presentata all'indomani del crollo del suo tentativo insurrezionale come la sconfitta di una città gallica, ossia di una città che non era francese fino in fondo, perché sostanzialmente non aveva ascendenze celtiche. E questo era il motivo per il quale aveva pensato di fare secessione dalla Repubblica Francese nel 1793. Ma la cosa più clamorosa, e proprio che va a sintetizzare tutto questo, e viene ricordato ovviamente all'interno del volume, sono le fortune celtiche negli anni di Napoleone imperatore. Che cos'è l'impero dei francesi che appunto Bonaparte costruisce sul finire del 1804? Una sorta di terzium genus tra la monarchia, che aveva resistito fino al 1792, e la breve esperienza repubblicana dal 92 appunto fino al 1804. E qualche cosa di più. Noi, una volta in volta, questi celti sono venuti utili per illustrare e identificare elementi resistenti oppure eversivi nei confronti del libero dispiegamento di una statualità inglese prima, britannica poi. È il caso di Irlanda, che costituisce un problema clamoroso già affardata dal XVI secolo e che viene identificata con una popolazione di origini celtiche irrimediabilmente arretrata, non fosse altro perché risolutamente e ostinatamente cattolica. È il caso degli scozzesi, i quali oppongono una resistenza non di poco conto all'unione con l'Inghilterra agli inizi del XVIII secolo, tant'è che i vari pretendenti cercheranno più volte, no, di tornare sulla questione, e sostanzialmente la stabilizzazione del Regno Unito avrà luogo soltanto nella seconda metà del Settecento, quando in parallelo cominciano le straordinarie fortune della Gran Bretagna come prima potenza. E quindi da questo punto di vista l'elemento celtico è visto in contrapposizione a quello germanico, nel senso che avere come punto di riferimento una identità sassone nella Gran Bretagna nel XVIII e XIX secolo significherà due cose: significherà respingere come irrimediabilmente diverso e subalterno l'elemento celtico presente soprattutto in Irlanda e anche in Scozia, e per differenziarsi da posizioni di forza dal nemico di sempre, che sono questi francesi
puntualmente a loro volta etichettati come celti da parte dell'avversario britannico. Quindi in questa ricostruzione di Vittorio abbiamo due vicende, quella francese e quella britannica, si salta da un lato all'altro della manica, avendo però cura di ricordare come queste due vicende siano state contrapposte a quelle per un verso italo-tedesche, ma siano state sempre confliggenti tra sé, cioè come queste ricostruzioni del passato siano venute utili non soltanto per stabilizzare un determinato quadro politico all'interno della Francia come del Regno Unito, ma per porre a confronto violento, quasi sempre violento, la Francia. Deve essere stato quell'anticeltismo di Cattaneo a fargli perdere nella ultima volata il referendum tra i militanti leghisti sul, come dire, qual è il personaggio storico che meglio rappresenta il leghismo. Evidentemente qualcuno si è ricordato delle pagine di Cattaneo dove descrive la barbarie celtica anche nella pianura padana, e quindi questo gli è costato caro. Meglio per lui, in fondo sarebbe stato imbarazzante. Ma dunque, ci sono molte cose da quelle che ha detto Antonino con cui sono d'accordo, e alcune un po' meno. Insomma, la mia impostazione è un po' diversa, soprattutto per quanto riguarda appunto la cronologia del nazionalismo. E veniamo innanzitutto alle cose su cui siamo abbastanza d'accordo. Direi sul fatto che questo è un libro sul nazionalismo, in effetti, e sul sentimento nazionale, che non è così ovvio, perché anche in questo caso, come mi era già successo nel caso di un precedente libro, la collocazione del mio libro nelle partizioni delle librerie è risultato un po' difficile. L'altro, Storie globali, era finito tra i libri di economia. Non era affatto un libro di economia, in effetti, sì, ci parla anche un po' di economia, ma insomma non era quella la sua collocazione. Questo è finito invece prevalentemente, anche qui alla Veltrinelli, nel settore antropologia. Non si capisce bene perché, forse perché l'idea di antichi popoli evoca questo, eh? O in alternativa anche nel settore, questa è una cosa più comprensibile, antiche civiltà o protostoria, che va abbastanza bene, ma in realtà non è un libro di protostoria. Poteva finire molto peggio, perché i celti sono un argomento scivoloso che si presta a molti usi, come ricordava anche Antonino. Poteva finire nel settore esoterismo, di fianco ai Graal, ai Templari, eccetera, o peggio ancora, poteva finire in altre più imbarazzanti compagnie, perché le parole chiave certi germani nazioni antenati potevano portare in direzioni molto sinistre. Insomma, mi ritrovavo tra di noi Giacomo. Qui forse è la prima piccola distinzione che occorre fare. Io sono d'accordo con Antonino quando dice che il nazionalismo è, potrei dire, se è un sentimento, un progetto politico eminentemente moderno, quindi che ha a che fare, che decorre dalla rivoluzione francese, dalla rivoluzione industriale, insomma, negli ultimi due secoli, a questo punto due secoli abbondanti. Però il nazionalismo è qualche cosa, può essere qualche cosa di leggermente diverso dal seguito. In questa prospettiva diventa importante il discorso degli antenati e delle genealogie, che è un discorso a cui un modernista che si è occupato soprattutto del 500-600 è particolarmente sensibile. Il discorso genealogico, che a noi sembra arcaico, antiquato, che siamo portati a rifiutare all'interno del discorso politico, era invece centrale nella cultura in generale, nella cultura e nella cultura politica in particolare dell'età moderna e del tardo medioevo. Questo credo che sia un punto. Definire la propria identità, dire chi si è, era legato strettamente al chi sono
da dove viene, chi sono i tuoi antenati. Tutti ricorderanno la, la domanda di Carnat Adam, no? Cioè, per dire ma oggi chi sei, da dove vieni, come ti collochi, chi chiede chi fu il maggior tuo. E questa è una domanda centrale nella, non solo nel discorso politico, ma insomma complessivamente nelle elaborazioni sociali della, dell'età medioevo e dell'età moderna, ed ha un'importanza crescente, almeno fino alla, almeno fino alla fine del Seicento, in qualche misura. L'Europa ha un'istituzione molto particolare, che non ha molti corrispettivi in altre civiltà, e che è la nobiltà, cioè un gruppo sociale che aspira, almeno in linea di principio, ad egemonizzare, a monopolizzare il potere politico, e che si definisce essenzialmente in termini genealogici come un gruppo definito con dei privilegi, delle sue peculiarità, delle sue libertà, ma che i cui contorni sono essenzialmente definiti da una genealogia, del fascino che i Celti hanno, hanno esercitato in qualche modo, esercitano anche tuttora, sta proprio nella loro plasticità. E siccome in fondo i Celti non è mai chiaro se sono effettivamente esistiti, lo ricordavamo prima, probabilmente cosa parliamo quando parliamo dei Celti, in effetti, no? Di una, c'è una continuità dalla Gallia preromana fino alle tigri celtiche, come la l'Irlanda recente, non so che senso ha, però proprio il fatto che in realtà non si sa bene che cosa siano i Celti ha fatto sì che si prestassero a degli usi anche molto contraddittori e alternativi. Pensiamo per esempio agli ultimi decenni, al dopoguerra, esiste un celtismo in qualche modo di sinistra, per così dire, che valorizza gli aspetti di, come dire, resistenza antiimperialista dei Celti in qualche modo contro i Romani, contro i Franchi, l'aspetto popolare che si riallaccia a quel tipo di tradizione francese che ricordava Antonino, però esiste anche un celtismo di destra, no? Esiste una mitologia celtica di destra, a partire ovviamente dall'abuso della croce celtica come surrogato e alternativa alla croce uncinata, che invece valorizza gli aspetti così di mito, di mistero, di più, come dire, ombrosi dei Celti. Io ho ripreso una espressione di un grande antropologo, che forse giustifica la chance che dico fosse messo da quelli di antropologia, di Lévi-Strauss. Lévi-Strauss diceva che ci sono animali buoni da mangiare, animali buoni da pensare. Ecco, i Celti sono sicuramente un popolo buono da pensare, anche se forse non è mai esistito, appunto, proprio per questo.